Buona giornata. In questo breve filmato vi presento gli autori dei due testi sulla figura elaborata da Hegel della coscienza infelice. Uno dei due testi è scritto da un filosofo francese che si chiama Jean Val e l'altro da un filosofo franco-russo che si chiama Alexandre Kojève. In breve vi spiego le ragioni di questa scelta, perché questi due autori, che cosa hanno di interessante. In primo luogo, questi due filosofi, che sono diversi per formazione e caratteri, danno luogo a due interpretazioni diverse della figura della coscienza infelice. Ed entrambi hanno influito profondamente sulla filosofia del Novecento. In secondo luogo, Valle e Kojève vivono l'esperienza storica del nazismo e della ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, interpretando il loro intervento nella storia, il loro ruolo, in maniera differente in qualche modo. Infine, esiste una successione cronologica fra i due autori, perché Valle fu colui che nella Francia degli anni 20, iniziò a studiare la fenomenologia dello spirito, la quale era stata trascurata a favore di opere successive di Hegel, opere più sistematiche, che trattavano di logica, di filosofia del diritto, di filosofia della storia. In particolare, nel 1929, Val pubblicò un libro molto importante che si intitola La coscienza infelice nella filosofia di Hegel. Questo interesse per la filosofia hegeliana aprì la strada a nuovi studiosi, a diversi studiosi, fra i quali vi è anche Kojève, il quale tenne delle lezioni all'Università di Parigi proprio sulla fenomenologia dello spirito, fra 1933 e 1939, lezioni che poi vennero in realtà pubblicate nel 1948 a cura di un filosofo e scrittore francese che si chiama Raymond Queneau, che probabilmente voi avete sentito parlare, di cui probabilmente avete sentito parlare a proposito di un libro che si intitola Lezioni di stile o Esercizi di stile. Detto questi due, fatta questa brevissima introduzione, possiamo passare a introdurre i due autori. A risentirci e buona giornata. Allora, il primo brano è tratto dal libro La coscienza infelice nella filosofia di Hegel, scritto da Jean Val. Allora, Jean Val è un filosofo che nacque a Marsiglia nel 1888 e che morì a Parigi nel 1974. Fu una persona molto importante nella cultura francese. Fra le due guerre fu l'animatore di un'importante rivista filosofica che si chiama Revue Philosophique. Fu professore alla Sorbonne dal 1936 al 1974, salvo che negli anni durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu costretto all'esilio negli Stati Uniti. L'originalità e l'autonomia del pensiero di Val emerge fin da quando era un giovane studioso. Allievo di Bergson, studia anche filosofi anglosassoni, per cui collega empirismo, pragmatismo, alla filosofia francese, prestando particolare attenzione a James e Whitehead. A questa apertura, che era inusuale nel pensiero francese dell'epoca, si deve aggiungere l'interesse per l'esistenzialismo, di cui Weil considera in modo particolare la riflessione sugli aspetti problematici e drammatici dell'esistenza, oltre che la rivolta contro la tradizione. Questa attenzione verso l'esistenzialismo si traduce in un testo del 1938 che si intitola Studi kierkegaardiani, che è il libro che ebbe un importante ruolo nella rinascita degli studi su Kierkegaard. Precedentemente, nel 1929, Val aveva scritto un altro importante libro che si intitola per l'appunto La coscienza infelice nella filosofia di Hegel. Tutto il libro si incentra su una rilettura del pensiero di Hegel che viene svolta a partire dagli scritti filosofici giovanili, la cui edizione era già stata pubblicata per la prima volta nel 1907, quindi a un secolo dopo la pubblicazione della Fenomenologia dello Spirito. Questi scritti giovanili di Hegel erano fortemente permeati di interessi teologici e da essi viene in luce un pensiero frammentario, meno totalizzante, meno sistematico di quello di Hegel successivo, che fu il punto di riferimento per l'idealismo tedesco, inglese, francese di tutto il 1800. Quindi invece la fenomenologia era caratterizzata appunto dal tema molto doloroso della scissione della coscienza, a cui, per
Val dà un'interpretazione che riprende tematiche esistenzialistiche e che sarebbe rimasta paradigmatica in Francia per molto tempo. Successivamente Val, al 29, sviluppò uno schietto interesse metafisico e religioso, libero da ogni dogmatismo e da ogni appartenenza a religioni positive, cioè non si dichiarò mai né cattolico né protestante. In particolare si interessò intensamente al rapporto fra misticismo, poesia e filosofia. Frutto di questi interessi furono sia veri e propri testi poetici che i lavori filosofici sul tema della poesia. Ne citiamo uno del 1948 che è Poésie, pensée, perception. Intenso è stato anche il dialogo di Val con Heidegger, che per quanto avessero dei presupposti in parte comuni, perché Heidegger fu un punto di riferimento per l'esistenzialismo, Val ebbe sempre la capacità di mantenere una forte autonomia rispetto alla filosofia di Heidegger. Val ha esercitato un'ampissima influenza sulla filosofia francese del Novecento, sia attraverso i suoi scritti, sia come animatore, organizzatore di intensi scambi e incontri culturali con i settori più diversi della cultura internazionale. La Revue Philosophique aveva ospitato interventi di cui Val si era occupato, interventi di autori che sarebbero diventati successivamente i protagonisti del dibattito filosofico francese, basta citare Bataille, Sartre, Kojève, Lacan, Levinas, per citarne soltanto alcuni, ma anche traduzioni dei più importanti e innovativi testi di filosofi contemporanei a livello internazionale. E anche un autore che potrebbe sembrare molto lontano da Val, che è Deleuze, fu un suo allievo. Lo considerò, Deleuze, dicevo, lo considerò il filosofo più importante, francese, filosofo francese più importante del Novecento dopo Sartre. Il secondo brano è tratto da un libro di Kojève. Alexandre Kojève è un filosofo nato in Russia, naturalizzato francese. Nacque infatti a Mosca nel 1902 e morì a Bruxelles nel 1968. Era figlio di una agiata famiglia borghese, nipote di Kandinsky. Fuggì nel 1920 dalla Russia bolscevica. Il suo interesse fin da giovane fu il nichilismo e, dopo un periodo di studi ad Heidelberg con Jaspers, si stabilì a Parigi nel 1926. Qui fu decisivo l'incontro con Coiré, che lo introdusse nell'ambiente intellettuale parigino e al quale successe nell'incarico di insegnamento di filosofia della religione. In questi anni, parigini, mantenne i rapporti con lo zio Kandinsky, studiò il buddismo, la fisica quantistica, oltre che la pittura contemporanea. Inoltre, a Parigi, approfondò lo studio della filosofia di Hegel, in cui vedeva il culmine del sapere filosofico, la realizzazione compiuta del sistema della conoscenza. Nella storia della filosofia, Kojève rintracciava due tradizioni contrapposte: da un lato la filosofia pagana, cioè del pensiero antico, e dall'altro quella giudaico-cristiana. La prima, la filosofia pagana, considera la realtà alla luce della categoria di sostanza e quindi come una natura immutabile, la quale ricomprende l'uomo. La seconda, la tradizione giudaico-cristiana, concepisce invece l'assoluto come soggetto, come spirito, e pone una differenza essenziale fra la natura e l'uomo. Hegel, dice Kojève, si rifà a questa seconda tradizione, la quale, sempre secondo Kojève, è la sola veramente antropologica, ma la trasforma radicalmente. Hegel trasforma radicalmente questa tradizione. E se infatti, se secondo la tradizione giudaico-cristiana, lo spirito viene collocato nell'aldilà, concependolo come Dio, Hegel lo ha invece identificato con lo spirito dell'uomo, ovvero lo spirito dell'uomo nella sua temporalità, nella sua finitezza, con l'uomo come essere storico. Hegel ha così laicizzato la tradizione giudaico-cristiana, liberandola dalle sue implicazioni teologiche, e al posto di Dio ha messo l'uomo, anzi, per usare una sua espressione, l'uomo nel mondo. La sua, perciò, è la prima filosofia radicalmente e coerentemente atea. Queste tesi, fra l'altro, vengono sostenute nel libro di Kojève, che fu frutto dei corsi che tenne fra il 1933 e il 1939 proprio sulla fenomenologia dello spirito.
Questi verranno pubblicati nel 1948 a cura di Raymond Queneau. In questa opera, Kojève integra temi della filosofia di Hegel, temi provenienti dall'esistenzialismo, dal marxismo. In particolar modo riprende il tema della dialettica, che interpreta come struttura della realtà, che include in sé la negatività e si presenta come un movimento di soppressione, di conservazione delle determinazioni e che riguarda essenzialmente la storia dell'uomo. Il secondo punto a cui Kojève si rifà, che è tipico della filosofia marxista, è l'interpretazione della lotta fra servo e signore, che nella concezione del lavoro, come via di riscatto del servo, risente fortemente dell'interpretazione marxista. Il libro di Kojève lascerà un'impronta profonda e duratura su tutta la cultura, soprattutto quella filosofica della Francia. Infatti, buona parte dell'intellettualità parigina, Lacan, Merleau-Ponty, Breton, Sartre, Bataille, ma anche Benjamin, che allora era esule in Francia, frequentò con più o meno assiduità le lezioni di Kojève. Dopo la guerra, pur continuando a scrivere, ebbe un ruolo di primo piano nella direzione delle relazioni estere del Ministero dell'Economia Nazionale e prese parte all'organizzazione della Comunità Economica Europea e alle trattative per l'accordo internazionale sul libero commercio. Morì a Bruxelles nel 1968 nel corso di una riunione del mercato comune.